Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringi Luca. Siamo oggi in area super natalizia, lo studio impostato sul rosso, io ho un bel maglione rosso addosso e andremo a parlare dei regali sotto i 100 euro. Prima di partire volevo ricordarvi che se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Se vi va commentatemi qui sotto con altri prodotti che vi va di consigliarmi, ma detto questo direi di partire. Il primo prodotto di questa compilation, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, è Moman LED RGB. Un farettino, un leddino come si dice nel gergo dei fotografi / videomaker, che è veramente strafigo. Ha la possibilità di essere ricaricato tramite USB-C. Ha una batteria interna che ci dà una durata veramente efficientissima e soprattutto ha un monitor sul retro per poter andare a settare tutti quelli che sono i parametri di illuminazione. Come vi dicevo è RGB, quindi possiamo andare ad ampliare quella che è la nostra gamma cromatica all'interno delle nostre scene. Come potete vedere io creo tanta gamma cromatica in modo tale da attrarre un po' di più l'attenzione e devo dire che non è affatto male, mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, trovate il link qui sotto in descrizione. Libraton One Style, il secondo prodotto di cui vi parlo, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, uno speaker Bluetooth dal design molto accattivante. La Libraton non è una casa molto conosciuta, ma vi assicuro che la qualità audio è veramente elevatissima e soprattutto è smart, quindi possiamo andare a regolare il volume, cambiare traccia, insomma fare tutte queste azioni in maniera touch, quindi veramente super interessante. Inoltre è super rugged, quindi possiamo lanciarlo ovunque senza aver paura di distruggerlo. Un ottimo regalo in previsione del Natale e soprattutto per le ferie estive tra un bel po'. A parte gli scherzi, passiamo ad Amazon Echo Show, un prodotto veramente super accattivante che mi è piaciuto tantissimo sin dalla sua uscita. È un monitor, speaker, assistente vocale, insomma è un po' di tutto. È un prodottino da mettere lì sulla nostra / scrivania / cucina, veramente molto interessante, con il quale possiamo andare a regolare vari fattori, vedere il meteo, vedere la TV e fare tantissime cose. È un prodottino veramente curato che vi consiglio, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Passiamo adesso a Philips Hue Go. Philips Hue Go è una luce LED RGB di cui ve ne ho parlato già nel mio canale, vi lascio il link qui in alto nelle schede. Luce RGB molto particolare perché crea dell'atmosfera veramente molto carina. È uscita la nuova versione, vi lascio il link di entrambe qui sotto in descrizione, variano di qualche euro, ma vi consiglio comunque la nuova versione perché ha la possibilità di essere comandata direttamente dallo smartphone senza la necessità di avere il bridge che ci amplia altre funzioni. In ogni caso è una lampadina smart, una lampada smart che possiamo portarla veramente ovunque, con una batteria integrata, dall'autonomia veramente super efficace e con delle modalità di luce veramente molto carine. Andando ancora avanti troviamo l'ultimo prodotto che è oltretutto dello stesso colore del mio maglione. Parliamo della Focus Scarlett di terza generazione. Che cos'è? Beh, non è una cosa che conoscono tutti, non è una cosa che sicuramente sarà utile a tutti, ma per chi come me ama i desk setup con delle casse studio, assolutamente è necessaria. Una scheda audio che ci dà la possibilità di collegare microfono, due casse e gestirle al meglio tramite il software dedicato sul nostro PC. Quindi veramente un prodottino fatto molto molto bene, super curato sotto il punto di vista del design e quindi straconsigliato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che questo vi sia piaciuto, vi raccomando se così è stato non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti e detto questo io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.